Dopo anni ormai che si iniziava a regolarizzare il commercio della canapa, della cannabis, della marijuana e di altre droghe leggere, la Corte Costituzionale in questi giorni, oggi mi sembra, ha dichiarato che la marijuana e la canapa light potrebbero non essere permesse. Oppure non si riesce a capire qual è la canapa o la marijuana light dalle altre. Ma in pratica, in questi ultimi tempi si avevano legalizzato e commercializzato in pratica tutte le varianti di cannabis e di marijuana. Perché in Italia, rispetto al resto del mondo, dobbiamo fare un passo in avanti e due indietro, un passo in avanti e due indietro? E non riusciamo a fare una volta per tutte un gran passo in avanti come in Olanda. Allora io ripongo la mia fiducia su Matteo Salvini, perché uno dei punti che deve trattare, se vuole che la sua Lega avanzi ulteriormente nei consensi, visto che il consumo di droghe leggere legalizzato può permettere di vincere alla narcocriminalità, è quello di fare una legge in modo che la Corte Costituzionale non faccia più confusione fra canapa light, marijuana light, che non si sa se è fino allo 0,5%, oltre lo 0,5%, e non fare più differenze fra percentuali. Quindi, caro Matteo Salvini, legalizza tutte le droghe leggere, perché tanto l'uso delle droghe leggere in Italia è trasversale, è ubiquo, non ci sono leghisti che fumano e leghisti che non fumano. Non è che questo di legalizzare le droghe leggere è una cosa della sinistra, dei comunisti, del PD, dei grillini, dei pentastellati. Gli italiani che ti votano consumano pure, alcuni di loro, cocaina, eroina, oppio, crack, quello che vuoi. Allora, togliamo potere alla criminalità, togliamo soldi alle mafie, togliamo influenza ai cartelli della droga, togliamo loro la gestione degli stupefacenti. Quindi ti invito, caro Matteo Salvini, adesso che hai probabilmente nel consenso degli italiani una maggioranza politica, di sfruttare questa tua posizione come ministro degli interni per dipanare questo nodo, per scioglierlo, affinché la Corte Costituzionale possa permettere a tutti i negozi di commercializzare anche marijuana, canapa, hashish e quello che sia oltre lo 0,5% e ogni tipo di formato, perché tanto sono sempre droghe leggere. O vuoi che la gente vada a comprare cocaina, eroina, oppio nelle stradacce infami? Si sta cercando di sottrarre alla criminalità lo spaccio delle droghe, perché la gente possa entrare in negozi a comprare piantine, a comprare quello che vuole, invece di andare in vicoli ciechi con criminali che poi magari derubano i clienti del denaro e delle droghe, li uccidono, li accoltellano, perché sono mafiosi, sono criminali, sono delinquenti. Legalizzando la droga si toglie potere alle mafie, agli spacciatori, ai narcospacciatori, ma anche si tolgono i consumatori da circostanze incresciose e rischiose per la loro salute, e oltre che gli si fa risparmiare denaro. E poi le droghe legalizzate sono più sicure di quelle illegali, perché non sai quello che ti stanno vendendo. Quindi io ho espresso i miei dubbi e i miei pensieri riguardo questo broglio, questa confusione
bisogna fare il bando della matassa sulla confusione della Corte Costituzionale rispetto alle percentuali che deve avere la canapa, la cannabis, la marijuana, queste cose qua, perché adesso molti locali non aprono, quindi si blocca l'attività commerciale. Molti altri non sanno quello che devono vendere, non sanno con quali licenze, quali percentuali di alcaloidi debbono avere le droghe leggere, che tipo di preparazione è permesso vendere. Ecco, caro Matteo Salvini, se vuoi approfittare di questa opportunità per avere anche più consensi, perché parte dei tuoi elettori consumano queste sostanze, di alla Corte Costituzionale di non badare alla legge del 2016, che oggigiorno è obsolescente, è una vecchia interpretazione delle droghe che si possono vendere o delle forme in cui si può vendere la droga e processare. Oggigiorno il mercato è evoluzionato, quindi ci sono nuove forme di processare gli alcaloidi e le droghe leggere che si fumano, anche i funghi, eccetera. Matteo Salvini, vatti a informare di tutte le droghe legali che si vendono in Olanda e vedrai che molto spaccio clandestino è stato combattuto in Olanda, perché ormai chi le compra al mercato nero quando puoi trovare molte varianti nei negozi? Funghi, LSD. Vabbè, ma noi lentamente ci si arriverà anche in Italia a togliere le droghe alla mafia. Comunque, devi risolvere questo problema della percentuale di alcaloidi e del tipo di preparazione che bisogna dare alle droghe leggere, tipo di formato. Comunque, conto tu su di te, sulla tua intelligenza per avere più consensi nella Lega. Cerca di risolvere questo problema. Questo è stato il mio pensiero del giorno. Arrivederci.